ad una persona ricercata, questo è il bilancio di una rapina portata a segno a Cosenza ai danni di un autista di una ditta al quale due persone hanno sottratto un furgone ed un cellulare dopo averlo aggredito durante il suo giro di consegne. È previsto per domani l'arrivo di altri vaccini, Moderna, Johnson e AstraZeneca, destinati a tutta la Calabria, lo riferisce una nota di Poste Italiane. È stato stipulato in questura a Reggio Calabria un protocollo d'intesa per la sicurezza informatica tra la Polizia di Stato e il Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Malacrino Morelli. Giocata fortunata a Catanzaro nell'estrazione di mercoledì 9 giugno del concorso della nuova formula settimanale Si vince tutto Super Enalotto, è stato centrato un 6 dal valore di 39.900 euro.